Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la mia rubrica tutorial dedicata alla balistica venatoria, in particolare alla balistica terminale. Oggi parleremo, vi introdurrò ad uno dei parametri più importanti a livello proprio di balistica terminale. Si tratta del momento. Che cosa si intende per momento? Il momento di un proiettile è il prodotto nudo e crudo tra il suo peso e la sua velocità. Si tratta, come ho detto, di uno dei parametri più importanti da tenere in considerazione quando soprattutto si raffrontano le potenzialità, naturalmente in termini di balistica terminale, nei differenti calibri e all'interno di ogni calibro con i diversi pesi di proiettile, d'accordo? Ora non sto ovviamente parlando dell'energia che in termini di formula matematica è il prodotto tra il quadrato della velocità e la metà del peso del proiettile. E qui non si deve nemmeno incorrere nell'errore di guardare al momento calcolato utilizzando il peso del proiettile non in moto. Infatti vedremo attraverso dei grafici che vi ho preparato che il momento va considerato nel momento in cui il proiettile impatta sul selvatico e quindi comincia a fare il suo lavoro. Infatti, i miei video tutorial sulla balistica terminale vi portano all'interno del concetto con esempi pratici sul campo. Quindi non si fa solamente teoria, ma cerchiamo di vedere il perché e il per come certi parametri agiscono sul selvatico, in modo da avere un quadro completo della situazione. Infatti, spesso le discussioni sull'argomento vengono incentrate attorno all'energia sviluppata da una data cartuccia a confronto con un'altra. E tale discussione verte sull'energia scaricata sul selvatico e come questo trasferimento dell'energia uccide o meno il selvatico. La teoria secondo la quale il proiettile perfetto sia quello che si ferma sulla pelle del lato opposto dopo aver scaricato sulla spoglia tutta la sua energia disponibile è un concetto che deve essere valutato molto attentamente ed è questo anche uno degli argomenti che vedremo. Allora, io vi ho fatto dei grafici che rappresentano, per farvi capire meglio l'argomento, delle situazioni agli estremi del concetto, in modo che ne abbiate anche graficamente una visione molto approfondita, d'accordo? Adesso, a questo proposito, per appunto illustrarvi alcuni aspetti critici dell'energia soprattutto e del suo trasferimento sul selvatico, consideriamo di utilizzare un calibro standard, il 30-06, d'accordo? Per sparare a un cervo maschio adulto, d'accordo? A 100 metri di distanza, colpendolo in piena spalla, d'accordo? In modo tale da attingere entrambe le spalle. Quindi una situazione tutti si aspettano di avere a caccia ed è quella che si deve sempre cercare, in modo da cercare di bloccare l'animale. Però facciamo due esempi, come vi ho detto, agli estremi. Allora, quindi consideriamo questi due casi. Il primo caso è di quello di colpirlo con un proiettile al limite del calibro, da 150 grani, spitzer, standard, come ad esempio il Sierra Game King Hollow Point, lanciato ovviamente da una cartuccia commerciale, perché qui dobbiamo fare sempre affidamento a parametri di tutti i giorni, parametri standard. La velocità standard è 2920 piedi al secondo. Ora, con ogni probabilità, il proiettile, in questo caso, avrà una scarsa penetrazione e subirà un'ampia deflagrazione all'impatto con le solide ossa di questo particolare e grande selvatico. Ora, la sua energia all'impatto, cioè a 100 metri di distanza, corrisponde a 2240 piedi a libra, che andranno ovviamente interamente consumati sulla spoglia. In tal caso, il cervo riesce a percorrere una certa strada, d'accordo?
generalmente piuttosto lunga. Prendiamo invece adesso l'altro caso all'estremità opposta. Supponiamo di eseguire lo stesso identico tiro impiegando però un proiettile all'altro estremo, 220 grani round nose flat base, va bene? In questo caso che cosa succede? Che entrambe le spalle risultano perforate. Ecco, questo proiettile a 100 metri, state molto bene attenti, a 100 metri di distanza ha un'energia di 2155 piedi libra, molta della quale andrà dissipata dopo l'uscita, perché perfora tutte e due le spalle, porta tantissima energia e la dissipa fuori dal selvatico. Tuttavia, questo ve lo dico per esperienza, il cervo rimane lì. Potrà fare qualche metro, ma rimane lì. Ok, adesso andiamo a vedere il grafico di questa situazione per capire meglio. Ecco, nel grafico, avete potuto vedere, è un grafico ovviamente sull'energia. E che cosa vi dice quel grafico? Vi dice che entrambi i proiettili portano a 100 metri sostanzialmente la stessa energia, d'accordo? E quindi che cosa succede? Però portano la stessa energia con velocità diverse, però l'effetto sul selvatico è diverso. Questo esempio illustra quindi perfettamente anche l'importanza di una sufficiente ritenzione del peso del proiettile, di conseguenza del momento ritenuto, d'accordo? Più un proiettile ovviamente si frantuma e più perde momento, se si deflagra e si distrugge completamente non ha più un momento, d'accordo? Il momento è ciò che in realtà trasporta il proiettile da 220 grani attraverso l'intera spoglia dell'animale. I due proiettili utilizzati in questo esempio comparativo presentano soltanto, pensate, un 5% di differenza in più di energia. Infatti quello da 150 grani ha solo il 5% in più dell'energia, d'accordo? Rispetto a quello da 220 grani. Però i valori del momento dei due proiettili differiscono moltissimo e lì arriviamo già al punto. Infatti il proiettile da 150 grani ha un momento pari a 55,6 a 100 metri, mentre quello da 220 grani ha un momento pari a 66,6, quindi del 15% superiore. Ora, tuttavia, questo non è ancora un esempio, diciamo, è un esempio abbastanza limitato, però già significativo del concetto che adesso andiamo a vedere negli altri parametri. Però spiega le due grandi differenze di prestazioni. Quindi adesso andiamo a vedere altri esempi con altri parametri per riuscire a capire meglio l'argomento. Adesso andiamo a vedere questo altro grafico. Ecco, in questo grafico invece avete visto il livello di momento dei due proiettili e avete visto che differenze più marcate ci sono quando si parla di momento rispetto al grafico di prima che si parlava di energia, d'accordo? Quindi i livelli di momento si avvicinano di più a quello che è la realtà quando si cerca di spiegare e capire le performance in termini di potenziale terminale di un proiettile. Tutto ciò ci catapulta ad un livello logico di comprensione estremamente superiore. Il proiettile da 150 grani Spitzer Sierra Game King Hollow Point, lanciato ad alta velocità, in pratica all'impatto si è semidistrutto, d'accordo? Perdendo così il suo momento. Il 220 grani invece, che ha una costruzione più robusta, viene lanciato a una velocità inferiore, quindi ha un impatto sull'animale meno violento, d'accordo? Rimane piuttosto integro, diciamo che attorno ai 180 grani. Il peso ritenuto dal proiettile dopo l'impatto, moltiplicato per la velocità residua a 100 metri,
rappresenta una buona indicazione del livello di momento che il proiettile trasporta con sé durante la prenotazione. Ora, da questo concetto impariamo che la velocità e l'energia alla bocca sono parametri di interesse puramente accademico, perché in realtà poi quello che fa cadere l'animale lì o lo manda lontano, d'accordo? O magari non ve lo fa nemmeno più recuperare, è un altro. Quindi velocità ed energia dicono poco di per sé. Quindi la velocità dell'impatto e del peso residuo sono invece i parametri che ci servono per configurare, diciamola così, configurare le reali performance in termini di balistica terminale di un proiettile, ossia il momento terminale, d'accordo? Ora, il grafico che vi faccio vedere adesso illustra la reale situazione descritta con le due cartucce dell'esempio estremo, dove la 150 grani da una parte si distrugge all'impatto e la 220 grani invece si riduce appunto di peso sino a 180 grani. Andiamo a vederlo. Ecco, avete visto dal grafico come sta in alto il proiettile da 220 grani e come sta invece in basso quello da 150, il cui livello di momento è praticamente azzerato. Quindi il momento terminale, un momento del proiettile dopo l'impatto, è un concetto più affidabile per prevedere appunto le performance terminali di una cartuccia. Ora, spesso questo argomento si spinge sul concetto che il proiettile non debba uscire dall'animale. Questo è il caso giusto quando ci si trova, per esempio, a sparare ad un selvatico che sta in mezzo ad altri. È una situazione che io ho vissuto tante volte in Africa e quindi ecco perché in certi luoghi, in certi frangenti, preferivamo far usare per esempio delle Swift A-frame o delle Nosler Partition rispetto alle solide sul bufalo, perché cosa succede? Tu come cacciatore li paghi un capo, ma se il tuo proiettile ne ferisce un altro o altri due sei costretto a pagarli. Quindi questo è un caso ovviamente limite, però è un caso in cui si preferisce l'utilizzo di un proiettile che non esca dalla parte opposta e quindi vada a ferire altri. Ma è un concetto che qui da noi in Italia non è prioritario, anzi è prioritario il caso, come vedremo, il caso opposto. Infatti in ogni altra circostanza il foro di uscita è ciò che si deve desiderare di più. Perché? Perché i fori di uscita sanguinano molto di più rispetto a quelli di entrata, d'accordo? E sono anche molto più traumatici. In media, infatti, gli animali che presentano anche il foro di uscita, questo ve lo potrà dire qualsiasi recuperatore con il cane, del proiettile, vengono perduti con assai meno frequenza rispetto a quelli che hanno il proiettile ancora dentro, d'accordo? Si nota anche spesso che il grado di deformazione del proiettile inserisce un fattore di imprevedibilità all'interno dell'equazione che si traduce in un certo inconveniente. Infatti, mi spiego meglio, se desideriamo un proiettile che abbia delle performance ottimali, secondo appunto i dettami di quello che vi ho espresso fino adesso sul momento, dobbiamo tirar fuori due fattori che sono strettamente connessi adesso. Il primo all'impatto, durante tutta la fase di penetrazione, il proiettile deve mantenere sufficiente peso e deve deformarsi in una forma a fungo abbastanza efficiente a creare un canale di ferita fisica permanente pari, diciamo, in diametro a due o tre volte il diametro del proiettile al suo stato originale. D'accordo? In secondo luogo, deve avere il più alto coefficiente balistico possibile e la più alta velocità alla bocca possibile per poter permettere al suo peso
di impattare alla più alta velocità possibile sul selvatico. Più alta è la velocità di impatto, più alto risulterà il valore del momento, d'accordo? Però a questo proposito io vi voglio ricordare che è molto facile qui cadere nel concetto secondo il quale i proiettili più pesanti e più lenti sono migliori di quelli più leggeri, a parità di calibro ovviamente. Vi ricordatevi a tal proposito che il momento consta di due elementi, velocità e peso. Ora, per illustrarvi il fatto che proiettili più leggeri possono avere più momento dei pesanti, guardate attentamente questo grafico. In questo grafico ho preso i tre pesi di palla, diciamo, più utilizzati in tutto il mondo del 3006. Una 150 grani ad alta velocità di una certa marca e di una certa specificità di costruzione, che poi vi spiegherò. Una 180 grani di quelle che si usano normalmente per andare in battuta al cinghiale, e la famosa 220 grani, che è la più impiegata per esempio in Nord America e in Africa nell'utilizzo del 3006 per cacciare animali grossi e anche pericolosi. Questo quindi, vi ho fatto un grafico di comparazione in termini, però attenzione, di momento tra proiettili leggeri, medi e pesanti. Questo naturalmente fino a 250 metri di distanza, in modo che ne abbiate una visione dalla bocca a 250 metri, che sono, diciamo, che è la distanza standard entro la quale il 95% degli animali abbattuti al mondo viene abbattuto, appunto. Ora, come avete visto prima, proiettili più leggeri, lanciati a velocità più alte, tendono a distruggersi all'impatto più facilmente. Se un cacciatore usa proiettili soft nose standard e desidera l'affidabilità offerta da una buona ritenzione di peso e il minimo danno alla spoglia offerto dalla mancanza di frammentazione, cosa deve fare? Non deve far altro che scegliere un proiettile del genere, ma pesante e che viaggia a velocità ridotta. Però in questo caso la sua flessibilità sul campo è ridotta a tiri a modesta distanza, ovviamente. Oppure in ambienti boscati. Infatti il 220 grani è un proiettile sul 3006 spaventosamente efficiente, però se voi pensate di azzerarla a 200 metri vi rendete conto che a 100 metri alza tanto così, quindi che cosa succede? È una cartuccia da impiegare a corta distanza o in ambienti molto boscati e basta, quindi ha un range d'utilizzo estremamente limitato. Ora, se questo cacciatore dispone di due armi in 3006, il problema non sussiste, perché che cosa fa? Azzera un'arma con la 220 grani, l'altra con la 150 o la 165 e il problema è risolto. Ora però, veniamo a noi. Se invece volesse o non potesse permettersi di avere due armi, come può fare? Cioè, esiste un unico proiettile, nel caso del 3006, con il quale si può tirare a corta, media, lunga e lunghissima distanza, avere un livello di momento estremamente alto, d'accordo? E quindi avere anche una cartuccia più tesa, più veloce, d'accordo? Esiste questa possibilità? La risposta a questa domanda è momento terminale, ok? Infatti, se riuscissimo a far coincidere il momento terminale di un proiettile pesante con la velocità superiore di un proiettile più leggero, e nel contempo che quel proiettile più leggero e veloce potesse avere una performance uguale a quello da 220 grani, ci troveremo in una situazione davvero perfetta. Perché? Perché avremo un unico proiettile, d'accordo, per poter affrontare sia tiri a corta distanza, a lunga distanza, d'accordo. E
alla fine avremmo delle performance balistiche praticamente superiori a qualsiasi altro compromesso. Ora considerate a tal proposito un altro grafico che vi ho preparato a tre linee, che compara un proiettile da 150 grani alta velocità costruito dalla GS Custom, d'accordo? Quindi un proiettile di ultimissima generazione che ho avuto il privilegio di utilizzare in Sudafrica, perché è un'azienda sudafricana, ma ripeto, è solo un esempio, perché già se andate a prendere una Nosler Accubond vi trovate già nella stessa situazione, o una Orna di Interbond, d'accordo? Quindi con questo proiettile ci potete fare dalla battuta alla selezione più estrema. Adesso andiamo a vedere il perché e il per come secondo questo nuovo grafico. Ecco, il grafico che adesso vi ho fatto vedere è molto simile a quello precedente, però l'ho ottimizzato a 100 metri di distanza sul momento del proiettile, d'accordo? Quindi è un grafico di comparazione del momento terminale quando il proiettile arriva al bersaglio, che è quello che ci interessa di più, quindi a 100 metri, sempre i famosi 100 metri. Quindi il requisito principale per un proiettile da caccia a lunga distanza è una performance terminale sicura e prevedibile. Ma a questo dobbiamo necessariamente associare una traiettoria più tesa possibile, una buona resistenza al vento laterale e un ottimo rispetto della spoglia. Quindi traiettoria tesa e resistenza al vento laterale sono il risultato ovviamente di due fattori, buon coefficiente balistico e velocità alla bocca, d'accordo? Più alti sono questi numeri di questi due fattori e migliore risulterà ovviamente la performance poi terminale. Ora, contrariamente all'opinione generale, il peso del proiettile non riveste alcuna importanza in questo contesto, cioè la resistenza al vento laterale, perché quello che conta è la velocità e il coefficiente balistico. Ora io vi farò vedere adesso tre grafici, d'accordo, che mostrano appunto la traiettoria, lo spostamento laterale del vento e il momento di due tipiche cartucce commerciali per tiri di caccia a lunga distanza, a confronto con la performance di questo proiettile. Io ho preso a modello il GS Custom, ma potete prendere anche a modello, come vi ho detto, sia la Nosler Accubond che la Orna di Interbond, che è la stessa identica cosa. Da questi tre grafici vi renderete conto quanto conta alla fine poi sull'animale, quanto contano questi parametri sull'animale. Andiamo a vederli. Ecco, in questo caso che cosa ho fatto? Vi ho fatto vedere un grafico sulle performance da 0 a 500 metri di tre cartucce molto simili, non agli estremi, ma molto simili, d'accordo? Una 165 grani che è il proiettile standard vero del 3006, e poi vi ho messo a confronto un 150 grani normale e un 150 grani ad altissime prestazioni. E ve l'ho fatto in tutti e tre i casi, quindi quello che ci interessa forse di più è quello che riguarda l'ultimo dei tre, quello che riguarda il momento, d'accordo? Avete visto quanta differenza di livello c'è fra il momento della 150 grani ad altissime prestazioni rispetto a una 150 grani normale e la 165, che è quella standard, che comunque funziona molto meglio della 150 grani. Ora, la maggior parte dei proiettili di ultimissima generazione come il GS Custom, l'Accubond, l'Interbond, eccetera, eccetera,
possiedono un profilo assai rastremato, cioè un bottail, questo per offrire ovviamente dei coefficienti balistici superiori, in modo da fare volare meglio il proiettile, quindi dare una traiettoria più tesa, sono molto più precisi, d'accordo? E naturalmente vi garantiscono anche, essendo proiettili costruiti con un mantello spesso, una base spessa, vi garantiscono sempre una ottima ritenzione di peso, che è quella caratteristica che vi mette in condizioni di passare l'animale da parte a parte, provocare una buona cessione dell'energia quasi totale all'interno della spoglia e garantirvi due fori, uno di ingresso e uno di uscita, d'accordo? E soprattutto all'interno dell'animale, siccome l'espansione del proiettile è di 2-3 volte il diametro originario del proiettile stesso, di creare un canale di danno fisico agli organi vitali, a tutto il resto, permanente all'animale, in modo da bloccarlo il più possibile sul posto, d'accordo? Quindi con questi proiettili voi sarete sempre in grado di affrontare il 95% delle situazioni di tiro in termini di distanze, di ambienti e di specie selvatiche. Proiettili questi che sono stati realizzati tenendo ovviamente in maggior considerazione il concetto di momento terminale, che fino a poco tempo fa era totalmente sconosciuto, perché dovete considerare che i proiettili della GS, della Nosler e della Hornady di ultimissima generazione che vi ho detto, sono stati progettati dai rispettivi costruttori con l'intuizione che era il momento terminale il vero parametro da tenere in considerazione, perché tutti i proiettili realizzati prima avevano un range di utilizzo molto limitato. Erano quelli che noi si chiamano i proiettili specifici per determinate esigenze, per determinate distanze di tiro, per determinati selvatici, per determinate situazioni, quindi distanza di tiro, specie del selvatico, ambiente, cioè vegetazione o meno. Noi fino a pochi anni fa abbiamo dovuto scegliere il proiettile, e quindi la cartuccia, il proiettile, la cartuccia, come a termini di velocità, giusta per ogni tipo di caccia, e quindi poi quando si cambiava nell'arco della stagione le situazioni, d'accordo, il calendario venatorio, eccetera, quindi si passava dal capriolo al cervo con l'unica arma, si doveva cambiare cartuccia, si dovevano cambiare. Questo perché il concetto del momento non era stato ancora capito fino in fondo. Nel momento in cui si è capito fino in fondo, allora si è cominciato a progettare i proiettili in maniera completamente diversa, quindi più performante. Ecco perché oggi chi usa un Acubond o una Interbond, d'accordo, o una GS Custom, che qui in Italia si trovano a singhiozzo, e poi l'importatore e il distributore è uno che non ci ha creduto, che non sapeva quello che aveva in mano, quindi ha gestito malissimo la cosa. Però vi dico che oggi come oggi, con quei proiettili lì, che adesso vengono montati in cartucce commerciali, voi siete in grado, d'accordo, con una scelta oculata di peso di palla, di fare tutto, dal capriolo al cervo, d'accordo? Ecco perché ci tenevo a fare questa trasmissione e introdurvi un concetto che la maggior parte di voi probabilmente non conosce a fondo. Se sceglie poi quelle cartucce, poi se ne accorge, ma non sa il perché. Gli mancano i pezzi di base per la conoscenza di questi concetti, che sono fondamentali, d'accordo? Ricordatevi comunque una cosa: io vi ho spiegato il momento, il concetto, il principio del momento, però ricordatevi una cosa: quello che uccide l'animale è l'energia e il lavoro del proiettile, cioè come il proiettile gestisce quell'energia. Quindi
il momento di per sé non uccide nessuno. È un concetto che si lega a doppia mandata, ok? Alla velocità, all'energia, alla struttura del proiettile, e che gli dà una vita perché traduce questi tre parametri in un lavoro, d'accordo? Però non confondete le due cose. Uno è un principio, l'altra è una realtà, d'accordo? Bene, ci vediamo alla prossima puntata dei nostri tutorial dedicata alla balistica terminale. Arrivederci.